Piogge, forti raffiche di vento e mareggiate. Il maltempo annunciato ha provocato danni in particolare lungo la costa. Questo è lo scenario che si è presentato stamattina a Ponte Sasso di Fano, dove il mare si è mangiato completamente la spiaggia, ha divelto le passerelle e sradicato pali. Le onde sono arrivate fino alle strutture in legno. Per i gestori degli stabilimenti balneari qua non c'è pace. Quello che resta è un senso di sconforto profondo, oltre alle migliaia di euro da mettere a bilancio per ripristinare le spiagge. A distanza di mesi, ci hanno detto, attendiamo ancora il progetto per le nuove scogliere annunciato per il mese di agosto scorso dall'amministrazione comunale. La comunicazione era stata data durante un'assemblea pubblica che si era svolta proprio a Ponte Sasso, alla presenza del sindaco Seri, del vice Fanesi e del dirigente Fabbri. Marco, altra mareggiata, altri danni non... Certo, ormai è una consuetudine, tutti gli anni stessa storia, stesse spese per fare i ripacimenti delle spiagge, stesse problematiche per chiamare le ditte per rimettere a posto tutti gli stabilimenti, ma anche come la situazione è quasi impossibile riaprire, perché una cosa così è che poi la mareggiata non è che sia stata chissà cosa. Servono le scogliere, un piano fatto come Cristo comanda, ma non qui a Ponte Sasso, in tutta la zona dove serve, dai bagni Carlo a Fano, che anche loro sono messi malamente proprio, ma bisogna andare in regione e dire quello che serve anziché nascondersi con la testa sottoterra. Anche lo stesso Aguzza abita a Fano, perciò se viene a fare una passeggiata magari riesce a vedere qual è la problematica. Pubblicizzano tanto la zona di Metauriglia, spostamento degli scogli di qua di là, ma quello che hanno fatto là è quello che succede qui adesso. La sabbia che manca qui è lassù, purtroppo l'acqua fa livello. Non è che capisco che tutti ne abbiamo bisogno, però bisogna fare un piano come Cristo comanda e non togliere un sasso qui per rimetterlo dall'altra parte. È vero che i soldi non ci sono, ma vedo che riescono a trovarli quando vogliono, perciò un attimino di tutelarci. Anche gli stessi turisti che vengono al mare, vengono per venire al mare, poi vanno nelle città, nei ristoranti vari, perché la maggior parte della giornata la trascorrono qui. Noi ai turisti che devono venire cosa gli diamo? Nulla, l'acqua, se gli piace l'aria buona faccia che i signori. Vista l'allerta gialla avete cercato di prevenire un attimo la situazione? Certo, tutti abbiamo fatto le dune a protezione degli stabilimenti, ma è quello che serve, purtroppo quello che serve sono gli scogli, non sono le dune, perché se vai in certi punti dove ci sono le scogliere che funzionano, come se vai a vedere anche a Marotta così, la spiaggia è lunga e non hanno problemi. Noi invece qui il problema ce l'abbiamo ogni mareggiata, ma ogni piccola mareggiata. Se vogliono fare turismo non è questo il sistema, sinceramente, ma pensare anche alla pista ciclabile. Vai a fare adesso una ciclabile su cosa? Cioè, davanti c'è il mare, dietro c'è la ciclabile e noi siamo rimasti con un corridoio. Non è che siamo in Cina, che tutti in bicicletta giriamo qui. Io non vedo tutta questa necessità, anche perché sulla spiaggia è pericolosa la ciclabile. Ci sono i bambini che girano ed è veramente pericolosa. E il Rio Crinaccio invece? Il Rio Crinaccio, un'altra problematica molto molto grande, è che non avendo lasciato lo spazio proprio di fronte al Rio Crinaccio, a 300 metri a sud e 300 metri a nord, il mare si incanala lì dentro e il Rio Crinaccio non sfoga. Perciò se vogliamo andare a vedere lì, il Rio Crinaccio adesso come adesso è pieno. Dovesse piovere tantissimo, ci si allaga tutto a Ponte Sasso e tutto quanto dietro, come è successo a novembre, come è successo in questi anni, proprio una cosa normale, periodica. Oltre ai danni strutturali, quanto dovrà spendere poi per il ripascimento? Noi solo per fare i ripascimenti qui almeno ci vogliono 10.000 euro a star bassi proprio, ma ogni stabilimento, uno stabilimento che ha un fronte mare di 100 metri, ci vogliono quei soldi lì, che poi devi sperare che il mare riporti sulla sabbia, tu cerchi di ammucchiarla pian piano un po' alla volta e questa è una spesa che abbiamo tutti quanti, cioè anche con i mezzi propri, tutti qui abbiamo un trattorino perché cerchiamo di ammortizzare un attimino i costi, però non riusciamo a fare, se non ci aiutano chi ci deve aiutare? Un appello ancora a Guzzi, vienici a trovare, è dal 2014 che abbiamo un po' di problemi qua, adesso che sei dove c'è gente che conta, vienici a trovare. Ti prego.